Allora siamo a Run 5 a Terme di Garagalla per la maratona di domani e anche per il lancio di alcuni gadget ipertecnologici di punta, no, della Samsung. Siamo qui con Giuseppe Rago, trainer Samsung, che ci spiega velocemente, ecco, l'uscita in anteprima. Ieri c'è stata proprio l'uscita ufficiale in Italia. Esatto. Ed ecco qui il nuovo Samsung S5. Dispositivo che rispetto al quello che si può trovare in giro è un dispositivo, ecco, questa magari la tagliamo. Sì, esatto, la tagliamo. Sì. Galaxy S5 è un dispositivo che sicuramente si contraddistingue per quello che è la sua praticità. È un dispositivo pratico che è stato pensato veramente per utilizzarlo e per accompagnarlo quotidianamente. Allora, innanzitutto è un dispositivo che è stato pensato con un display che ha una risoluzione altissima, perché è un Full HD Super AMOLED, che però al tempo stesso è un dispositivo a risparmio energetico, per cui incide poco sul consumo della batteria che è stata tra l'altro aumentata. E sempre per rimanere nel discorso dei consumi, ho la possibilità, tramite la nuova funzione di ultra risparmio energetico, se mi trovo in difficoltà magari con poca carica e ho dimenticato il caricabatteria a casa, posso abbattere i consumi del telefono e far sì che un 10% mi duri ancora per ore. Benissimo. Poi altre novità velocemente? Altre novità, il dispositivo è certificato IP67, il che significa che è water resistant, per cui se anche mi cade un bicchiere d'acqua sul telefono non ho problemi, lo posso tranquillamente asciugare e continuerà. Anche resistente, prima per sbaglio c'è anche caduto, no? Ha resistito benissimo. L'abbiamo già testato. Esatto. E, per quanto riguarda l'impronta digitale? Sì. Ecco, questo come funziona? Già, allora, c'è questo servizio qui? Assolutamente, il protocollo dell'impronta digitale è la cioè invece di inserire la password io lui esatto. Memorizza la mia impronta digitale. Esatto, ma non, ma non solo per un discorso legato al blocco e sblocco del telefono. La cosa importante da sottolineare è che con l'impronta digitale posso anche effettuare pagamenti password online, entrare esatto. In siti, quindi velocissimo, esatto. Pagamenti online. Io penso sia una rivoluzione questa. Assolutamente sì, tra l'altro poi questo tipo di funzione, anche perché per esempio io che lavoro sull'informatica passo ore e ore a inserire e togliere password, insomma, a cambiare. Esatto, posso legarla alla password del mio Samsung account, posso legarla al PayPal per i pagamenti digitali, posso questo imprinting del pollice, no? O del dito, viene poi memorizzato, ma può essere rubato questo assolutamente no, l'unico modo che hanno è quello di tagliarmi un dito, perché certo. Altrimenti non c'è modo, non rimane memorizzato nel il dispositivo lo riconosce, ma non è possibile rubarlo comunque. Ah, non è possibile rubarlo. No, assolutamente perfetto. Perché il lettore viene criptato, il tasto fa da scanner e viene, certo. Esatto, viene criptato e quindi è impossibile da decifrare. Esatto. Vediamo velocemente qualche altra cosa importante da dire veloce. Il dispositivo è la possibilità, la connessione più veloce che c'è in questo momento sul mercato, 4G, sia dal punto di vista 4G. Ma non solo, ma anche dal punto di vista del wifi, perché ha la tecnologia del wifi MIMO che è in grado di prendere input multipli anziché singoli come in genere fanno gli smartphone, e quindi scarica più velocemente. Bene, per quanto riguarda il sistema operativo Android KitKat, quindi l'ultimo uscito, assolutamente perfetto. Più leggero possibile. E, sì, molto bello, si vede subito la risoluzione dello schermo. Qui abbiamo altri gadget. Esatto, questi sono al prezzo del €700. 699 per la precisione. Questi sono invece il Galaxy Gear Fit, che è il dispositivo. Fit. Esatto, che è stato pensato, è un accessorio del Galaxy S5, un dispositivo che è stato pensato soprattutto per chi fa tanto sport, perché posso tenerlo. Non è touch? Sì. Assolutamente, touch. Posso tenerlo addosso, fantastico. Pesa pochissimo, posso tenerlo addosso quando vado a correre, lui è in grado di gestire non soltanto la distanza e le calorie, il tempo, l'orario, ma anche il battito cardiaco. C'è un cardiofrequenzimetro dietro, che poi è in grado di registrare i miei battiti. Anche musica può memorizzare? La musica non la può memorizzare, la può gestire. Lui invece può memorizzarla. Lui è il Gear. Esatto. Del Gear 2, eccolo qui, questo è il Gear 2 per la precisione, esatto. L'altro è questo, Neo. È il Gear Fit. Ok, passiamo al Gear 2 e quindi è stato ha parecchie cose. È stato disconnesso. Il Gear 2 comunque è un dispositivo in grado invece di gestirmi notifiche, quindi musica, messaggi, email, telefonate in entrata e in uscita, musica. Sia anche stand alone, ce la posso memorizzare direttamente qui dentro, e in più ha la fotocamera integrata che mi permette di fare foto e di girare video. Quindi posso anche parlare lui con questo. Esatto. Benissimo. E comunque poi si interfaccia col Bluetooth? Assolutamente. Con l'S5. Qui abbiamo sempre l'S5, molto bello, vedete la risoluzione. Scusate.
E fotocamera quanti megapixel? 16 megapixel. 16 megapixel. Esatto, con l'autofocus più veloce sul mercato, 0.3 secondi per mettere a fuoco. Incredibile, guardate come mette a fuoco. Fantastico. Quindi video in full HD, no? Video in HD, in full HD, ma anche in 4K. Anche in 4K. Assolutamente sì. E anche in slow motion, per cui benissimo, si può registrare anche a diverse velocità. Fantastico. Quindi ti ringraziamo, ripeto, siamo al Run 5 a Roma, Terme di Caracalla. Grazie. Grazie a voi. Arrivederci.